Signorina, il suo compagno sosteneva che i genitori devono andare incontro ai figli, altrimenti il mondo non va mai avanti. Mi pare che lei volesse aggiungere qualcosa pro o contro questa asserzione. Ci dica pure. Franco, vai avanti, stringi sulla faccia. Io sono d'accordo. Attento, baracco, quelle mosche. Mio compagno prima. Però penso che... Beh, sì, è vero che i genitori devono andare incontro ai figli, però, come dire, non so... Te l'avevo detto che era mosche. Anche i figli dovrebbero essere, sì, insomma, comprensivi. Scusa, stai abbandonando il tema. La domanda era, la famiglia è un piacere o un dovere? Vai da quello dietro, quel ricciolone in seconda fila che è sveglio. Parla tu. Paolo Morigi, facoltà di legge. Per me è sbagliata la domanda. Cosa vuol dire la famiglia è un piacere o un dovere? Dipende dalla famiglia. Io che ho il padre tranviere, per me è un dovere. Quello lì che ce l'ha industriale e con la piscina, per lui non è un piacere, anzi è una pacca. Sì, zitti, un momento, calma, uno alla volta. Giriamo la domanda e diciamo così. In famiglia vi sentite liberi oppure no, eh? Tu che ne dici? Ma che significa liberi? Se il più delle volte ci lasciano liberi solo per sbarazzarsi di noi e vivere più liberi loro. È tutta un'ipocrisia. Fanno finta di essere comprensivi. Ci lasciano giocare alla contestazione. Dai sotto che calma, sta diventando calma. Interessante. Falli sparare a zero. Si segga, per favore, si segga. Loro sono soddisfatti così. Si sono preparati per tutta la vita delle comode poltrone e ci stanno bene. Ma noi vogliamo dar fuoco a tutte le poltrone. Brava! Calma, ragazzi, per favore, calma, calma! Franco, in alto, a sinistra, inquadrami in maglietta bianca. Ecco, sì. Calma, calma, per favore. Sì, bisogna ascoltare tutti. Baracco, ma non vedi un accidente? Quella bellina in alto, a sinistra. Falla parlare. Per favore, calma. Ecco, mi pare che la signorina lassù voglia dire qualcosa. Permesso, per favore? Permesso, eh? Sì, sì, lei vuole parlare. Ma no! Su, dai, se le dici a me le cose. Che c'entra? Io le dico a te perché so che le capisci. Beh, cercheremo di capire anche noi. Ma niente, io... Il nome, per favore. Carla Lotito, secondo anno di architettura. Siedi, siedi, non aver paura. Grazie. Chiedile anche l'indirizzo e il telefono. Parla, parla pure liberamente. Beh, io dico questo. Anche per me la domanda è sbagliata. Sì, è difficile giudicare qualcuno o qualcosa quando bene o male ci tocca di persona. Fa parte della nostra vita. Prendiamo me, per esempio. Per me la famiglia è un fatto d'amore. Io mi ci trovo bene in casa. E state da casa! Sì, sì, mi ci trovo bene. Che ci posso fare? Come posso discuterla? Come faccio a giudicare così freddamente una cosa? Ma sì, una cosa che amo. Si contesta anche e soprattutto chi ama le cose sbagliate. Ma come possono essere sbagliate se si amano? Sì, 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 baracco, l'indirizzo. Come faccio a disprezzare mio padre se gli voglio bene? Sì, perché qualsiasi cosa sia stato, o faccia, o pensi, io... Camera 1, vai avanti tu, fammela vedere di profilo. E anche tu, Gandhi, avanti, vagli sotto. Lasciatemi finire! Quadruccio personale per la cineteca. Come ce l'ha le gambe? Lotito? Carlo Lotito! Scusi, scusi. Permette, Luigi Vivarelli. Sarei il regista della trasmissione. Piacere. Senta, io avrei bisogno di parlare un po' con lei. Come si fa? È possibile? Ma...